Questo Rebelfiore avete chiuso di fatto un'indagine delicata in tempi celeri con quattro arresti. Cosa è accaduto? Una volante in attività di prevenzione. Questa notte è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi e hanno indicato un altro ragazzo riverso quasi esanime a terra. La volante ha chiamato il 118. Apparentemente questo ragazzo non aveva alcunché. In effetti era stato attinto, poi si saprà successivamente in ospedale, da un colpo d'arma bianca a basso ventre, che gli ha perforato l'aorta addominale, quindi versa in gravissime condizioni, è stato operato. I medici sperano di salvarlo, ma la prognosi è fortemente riservata. A seguito di questo primo intervento, la polizia di prevenzione, la squadra volante, unitamente alla squadra mobile, hanno svolto delle efficaci e efficanti indagini che ci hanno consentito di risalire alla dinamica dell'episodio. L'episodio si è svolto in due fasi. Una prima fase all'interno della discoteca Lo Scalo, circa 500 metri distante dal luogo dove è stato rinvenuto il ragazzo ferito. Una lite nata lì per motivi passionali, insomma, sarebbe stata in qualche modo offesa la ragazza di uno del gruppo, e scazzottata in discoteca e successiva aggressione scazzottata fuori, che poi è finita con un accoltellamento grave, Quanti molto sono gli grave. arrestati fatti dalla polizia? Sono quattro, c'è il responsabile materiale del tentato omicidio, che ha confessato pienamente e ci ha dato le indicazioni, la possibilità di rinvenire l'arma che ha usato che ha conficcato nell'addome del giovane albanese ferito, e altri tre soggetti che sono tutti soggetti conosciuti da tempo dalle forze di polizia locale, dalla squadra mobile, perché al loro carico ci sono state e ci sono tuttora delle indagini in corso. In conclusione, si può parlare di una banda vera e propria? Beh, di una banda vera e propria è difficile parlarne, però di un gruppo abbastanza legato da una consuetudine a delinquere, soprattutto per quanto riguarda reati legati allo spaccio di droga, alla piccola, reati contro il patrimonio, penso proprio di sì, perché siamo arrivati a tutti loro proprio perché li conosciamo bene. Normalmente stanno sempre insieme e l'aggressione la possiamo ricondurre nella dinamica della difesa della donna del capo.